La casa della patologia nasce a Trevico, nel paese più alto degli Spini, della Campania, perché i paesi stanno diventando un museo delle porte chiuse. Ecco, noi apriamo una porta, simbolicamente diciamo bisogna ritornare ad abitare i paesi. La nostra idea è che l'Italia si salva se torna sui monti, se torna ai suoi paesi. L'Appennino è una colonna dorsale dell'Italia, io direi che appunto è una sorta di terra del sacro, e Trevico è una delle perle appunto di questo rosario. E abbiamo aperto questa casa dove viene gente da tutta Italia proprio all'insegna dell'idea piccolo paese, grande vita. Si suona, si ragiona, si canta, si mangia, soprattutto si abita appunto un paese. È un tentativo, certo piccolo, ma che appunto sta per tentativi che possono fare ovunque, cioè noi dobbiamo tornare nei paesi. Ecco, Trevico, questa è la nostra idea, fra 50-100 anni non è un paese che morirà, ma sarà una delle capitali dell'Italia del futuro. I paesi che adesso sembrano appunto sperduti e affranti, in realtà sono l'avanguardia dell'Italia che verrà. Io sono nato, vivo in Irpinia e starò in Irpinia fino alla morte, perché lo considero veramente un paesaggio unico. La luce dell'Irpinia, le diversità dell'Irpinia. L'Irpinia è una terra che è una regione, è un continente, contiene paesaggi brulli, paesaggi boscosi, va da Baiano a Monteverde, è una sostanziale, è un'altura rotta da tante vallate, fiumi, insomma io direi che in futuro gli Irpini hanno un compito: conquistare l'Irpinia, cioè capire che stanno in una terra meravigliosa. Nonostante il terremoto, ci sono ancora, soprattutto in Irpinia d'Oriente, tanti paesi bellissimi, uno diverso dall'altro, tanti castelli, e c'è un'atmosfera speciale: Monteverde, Zungoli, Cairano, Trevico. Insomma, io invito gli italiani, ma anche gli irpini, a venire in Irpinia.